Saluto i rappresentanti delle associazioni combattistiche e d'arma. Quest'anno la pandemia ci impone di celebrare la giornata dell'unità nazionale e delle forze armate in una forma diversa dal solito. Abbiamo dovuto ripensare questa cerimonia alla luce delle norme di contenimento della diffusione del coronavirus, ma abbiamo voluto che questa celebrazione oggi ci onorasse perché ricordiamo un avvenimento importante per la storia della nostra nazione, la fine del primo conflitto mondiale e l'armistizio di Villa Giusti. Grazie a quell'armistizio si compì anche l'unità nazionale.
con l'impero austro-ungarico che riconosceva la sconfitta e concedeva all'Italia, fra le altre cose, i territori di Trieste e Trento. Si completò così la geografia politica dell'Italia come oggi la conosciamo. Oggi viviamo un'esperienza molto simile a quella vissuta dai nostri progenitori. Una malattia sta contagiando milioni di persone nel mondo e ha causato finora oltre 1 milione di morti. La pandemia causata dal coronavirus deve indurci a profonde riflessioni. È più che mai importante avere cura di noi stessi e del prossimo, attenendoci alle misure di comportamento che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi. È un'attenzione fondamentale, soprattutto per le persone più deboli, che per gli effetti del virus rischiano la propria vita. La pandemia da coronavirus è caratterizzata da un'altissima percentuale di asintomatici, persone che non hanno sintomi, apparentemente in buona salute, ma che sono comunque contagiate dal virus e possono trasmetterlo. Queste persone, qualora sconfiggessero e superassero i controlli dell'autorità sanitaria, potrebbero incolpevolmente trasmettere il virus a chi è loro vicino. Un semplice gesto come quello di indossare la mascherina riduce del 70% la possibilità di diffusione del coronavirus e dei suoi effetti. Ridurre la curva del contagio ci consentirà per poter tornare a quanto prima ad una condizione di normalità, con benefici importanti anche per la nostra economia in grande sofferenza a causa delle restrizioni. In questa giornata mondiale celebriamo la fine della prima guerra mondiale. Quel conflitto, nei 4 anni di combattimenti, causò la morte di oltre 9 milioni di persone. La pandemia, come se stessimo combattendo una guerra, ma con altre armi. Questi numeri, paragonabili a un conflitto bellico, ci devono far riflettere attentamente sui comportamenti che assumiamo. Se tutti noi facessimo la nostra parte, questa guerra potremmo vincerla nel più breve tempo possibile, limitando così gli effetti in termini di salute, economia, di costi e di morte. Io voglio anche salutare tutte le associazioni, simbolicamente rappresentate le associazioni anche della città, in particolar modo le associazioni che in questo momento a supporto della Protezione Civile stanno lavorando con grande impegno affinché ognuno dei nostri concittadini possa sentirsi sicuro a casa propria, se sono in isolamento, se sono in difficoltà con il cibo, con gli alimenti, con le medicine, e va a loro il mio più sentito ringraziamento. Ringrazio anche voi, rappresentanti di associazioni combattentistiche Dharma. L'associazionismo oggi più che mai non può mostrarsi diviso, non può mostrarsi oggi un associazionismo che non riflette l'unità nazionale, oggi simbolicamente l'unità. Quindi oggi il mio richiamo va a tutte le associazioni affinché possano finalmente trovare un'unità di intenti. Oggi il nemico lo conosciamo, non abbiamo delle situazioni in cui dividerci. Oggi conosciamo il nostro nemico e se siamo tutti convinti dell'associazionismo, se siamo tutti convinti dei nostri ideali che sono a fondamento della nostra Costituzione, non possiamo essere divisi. Oggi chi è diviso dal bene comune è fuori dalla storia. Grazie. I ringraziamenti del sindaco e dell'amministrazione, ma anche da parte dell'intera macchina comunale che si spende e si rende sempre presente per le esigenze della città. Grazie, buona giornata a tutti.